Se Elisabetta, lei, non si fosse gettata su questa persona, lui avrebbe continuato gli spari, quindi non ci sarei stato io che sarei stato il prossimo. Lei, in quel momento, a me ha salvato la vita. Ognuno aveva iniziato la sua attività, ognuno stava facendo le cose che si facevano in tutte le assemblee. Non c'erano problemi particolari da discutere. Era quella di routine che andava fatta, quasi più che altro un saluto di fine anno tra tutti i consorziati. Poi a un certo punto, durante questa situazione, sono arrivati questi botti che sono durati, la ricostruzione penso sia un secondo e mezzo. Quando poi io ho alzato, perché io avevo il computer, stavo scrivendo il verbale, quando ho portato gli occhi verso il rumore e lì mi sono in qualche modo reso conto che c'era uno stato di pericolo. Tutti noi, lo stesso Silvio, è riuscito a raggiungere quella persona perché Elisabetta, prima di tutti, gli è saltata addosso. Questa è stata la ricostruzione che abbiamo insieme rivisto nella dinamica dei fatti. Se Elisabetta, lei, non si fosse gettata su questa persona, lui avrebbe continuato gli spari, quindi non ci sarei stato io che sarei stato il prossimo. Io non sapevo se quella persona alle mie spalle era stato disarmato. Io quando ho visto il corpo di Elisabetta per terra, io senza diciamo, dare importanza a quello che stava succedendo, se quella era ancora in piedi, se aveva la pistola in mano, a me non mi è portato niente. Io ho preso e mi sono buttato su questa persona, su Elisabetta, per provare a soccorrerla perché lei era ancora in vita, aveva gli occhi aperti. E quindi io, ecco, le immagini che mi ricordo erano loro che nel frattempo cercavano di immobilizzarlo, io che ero sopra Elisabetta ad aiutarla. Quello che io sottolineo è stato il coraggio di questa donna alla quale ognuno di noi deve la vita. Mi sembra che quest'arma faccia spari quattro colpi al secondo, qualcosa del genere. Quindi dico quattro colpi al secondo, tecnicamente lui avrebbe finito diciamo, il tavolo dei relatori, l'avrebbe finito in 2 secondi. Quindi il mezzo secondo successivo era per noi. Lei, in quel momento, a me ha salvato la vita. Il primo responsabile sono le istituzioni, è lo Stato. È lo Stato che ne esce sconfitto. Se noi osserviamo il Campiti, ci viene da dire che il responsabile sia lui. Se guardiamo un po' oltre il naso, troviamo il poligono. Ma se guardiamo oltre, troviamo lo Stato. E lì ci mettiamo paura a questo punto. E ci dobbiamo mettere paura, perché solo se ci abbiamo paura riusciamo ad affrontare questa cosa nel giusto modo. Avendomi regalato la possibilità di proseguire a vivere, devo impiegare la vita per fare delle cose per lei, sostanzialmente per lei, poi ovviamente per tutte le donne che hanno perso la vita. La raccolta fondi è stato un gesto immediato perché lasciano figli, una famiglia, chi aveva il marito, chi no, le figlie. E allora penso che sia un dovere nostro, dovrebbe essere un dovere anche di qualcuno più in alto di noi, aiutare da domani subito queste persone. Ma una famiglia che vive con lo stipendio della madre, ma come fa se la mamma non c'è più?